Eccoci qua ragazzi, sciolto l'enigma di domenica a Cremona, siamo riusciti a venirne a capo, si presumeva fosse, io pensavo fosse benzina sporca, iniettori, filtro della benzina non lindo o robe di questo genere, invece nel caricare la moto ho trovato la pivivella sinistra, cioè quella del cambio, lenta, ma lì per lì non avevo pensato che potesse essere la causa del problema. Nulla, cosa è successo? È successo che in precedenza abbiamo fatto dei lavori al cambio, abbiamo montato un cambio elettronico dove c'è un sensore che taglia la corrente sia in entrata che in uscita, sia in scalata che nel mettere le marce. Quindi noi, la spiegazione è che noi quando siamo a full gas non abbiamo più bisogno di utilizzare la frizione e in scalata idem. Quindi attaccato a questo sensore c'è un piccolo filo che con le vibrazioni della moto, il peso del pilota, la velocità, mettiamoci queste componenti, faceva di modo che tagliasse la corrente e la ricollegava, cioè faceva on off, on off, on off. Di conseguenza avevo questo ondeggiamento, questo galoppo, cioè si galoppava in moto in poche parole, e era molto pericoloso quella, cioè non si poteva usare. E stamattina, andando dal meccanico, gli ho spiegato più o meno anche dal video che qualcuno di voi ha visto, c'è un piccolo LED sulla sinistra, ok? Quello è il contamarce. In effetti, andando per logica, era impazzito. Ma lì per lì, con l'adrenalina che pompa in pista, che qualcuno di voi conosce, e l'entusiasmo, e mettici tutto il resto della giornata, eravamo in balia delle onde. Alla fine abbiamo risolto, abbiamo trovato il problema, e di conseguenza settimana prossima ci riproveremo, perché poi avremo un break e mi fermo qui, va bene? Ragazzi, sempre in forma, never give up, born to race. Bye bye, a presto!